qualsiasi comune è amico delle famiglie. Invece un comune che vuole ottenere la certificazione che da Trento di comune amico della famiglia fa un percorso. Un percorso composto da alcune tappe e dopo che ha fatto questo percorso ottiene questa certificazione e insieme a altri comuni fa un lavoro di rete in cui ci si mette insieme e si condividono progetti e pensieri. Quando è che un comune può dirsi veramente amico di fatto delle famiglie? Mi dica alcune cose al di là della certificazione. Che un comune è amico delle famiglie quando mette il benessere familiare al centro della propria azione amministrativa e in tutte le azioni che porta avanti indossa sempre gli occhiali della famiglia. E quindi non so, la famiglia deve andare al museo, di che cosa ha bisogno una famiglia? Deve andare in un ristorante, viene nella pubblica amministrazione perché ne so, deve andare all'anagrafe e perché ha bisogno di un documento. Ecco, cosa trova la famiglia per star bene? All'anagrafe troverà, non so, un tavolino che intrattiene i bambini e che disegnano mentre il genitore deve firmare, deve fare un documento. In un ristorante troverà un ambiente del non so, il fasciatoio nel bagno, nel tavolo il seggiolino per i bambini, un menu specifico, un'accoglienza specifica. Ecco, le politiche per le famiglie sono politiche concrete. Avete degli indicatori precisi? La rete dei comuni amici delle famiglie che certifica ha degli indicatori precisi sul grado di soddisfazione, di benessere delle famiglie? Oppure ci si sta lavorando. Alcune settimane fa abbiamo preso un impegno a livello del Consiglio Comunale di approfondire la conoscenza di questa rete, infatti stiamo scoprendo che potrebbe offrire diverse opportunità al nostro territorio, se non altro mettendoci in rete, appunto, come dice il nome stesso, con altre realtà italiane, appunto, che sono attente a quelle che sono le politiche familiari e che utilizzano un metodo particolare per strutturare quello che è lo sviluppo delle politiche familiari attraverso un piano di azioni concreto a 360 gradi che quindi coinvolge tutti i settori di intervento dell'amministrazione comunale. Adesso lo stiamo conoscendo, abbiamo avuto oggi l'opportunità di conoscere chi ha promosso la nascita di questa network e quindi con loro ci siamo impegnati ad approfondire ulteriormente la conoscenza della stessa. Quindi deciderete in un secondo momento se entrare o meno nella rete e fare un piano? Abbiamo una serie di documentazioni da analizzare. Che sicuramente noi come amministrazione siamo già molto attenti a quelle che sono le politiche familiari e ai bisogni delle famiglie a cui vogliamo dare risposta con azioni concrete, l'abbiamo dimostrato in questi 2 anni e continueremo a farlo. Ovviamente possiamo sempre andare avanti e migliorare ancora di più proprio per dare risposte anche ai bisogni emergenti, ai nuovi bisogni delle famiglie e stare al passo con i tempi.